La lettura dei presenti. Allora, questa sera presenti sono in ordine alfabetico, sappiamo dei soci, Pietro Albanese, Marco Ballardini, Katia Bonetti, Costante Bontempi, Dario Domenichini, Marco Filippi Pioppi, Roberto Ghezza, Roberto Goffi, Ruggero Lorenzini, Giulio Maffeis, Giocondo Nezzosi, Mario Nobili, Bruno Pellegrinelli, Andrea Pizio, Ausilio Prioni, Massimo Putelli, Alessandro Rizzieri, Ernest Cefanini, Orietta Serviola e il sottoscritto. Spero di aver dimenticato nessuno. Ospiti del club Valentina Belotti, Emanuele Manzi, Giorgio Bianchi e Gianni Mauri. Ospiti dei soci Riccardo Bosio, Corrado Sabrini, Ilaria Ongaro, Donato Cavoni, Walter Bassi, Lucia Botticchio, Riccardo Massaroni, Silvia Massaroni, Gian Siro Bonetti, Cinzia Denise Ruggeri, Ruggero Macario e Monica Bianca. Spero di aver detto tutti, di aver ricordato tutti i nomi. Vi ringrazio, ringrazio il nome del patron e di tutti i soci per la vostra presenza questa serata. Passiamo alla parte relazionale, quindi inviterei qua vicino a questo lungo tavolo Valentina Belotti. Ciao, signore. Va bene. Emanuele Manzi. Mettiamo nel fondo. In fondo. Perfetto. Il presidente Fida Gianni Mauri. Il presidente dell'MS Marondo, Giorgio Bianchi. E Roberto Goffi, socio e vicepresidente della Lombardia. Siamo seduti insieme a Dio, se permettete. Ok. Poi Roberto che è una... fa di tutto, fa giornalista, ha la televisione, non so, come Berlusconi, ne ha più di una, mi dà una mano poi sui vari interventi, però io all'inizio sinceramente vorrei dare proprio la parola a Valentina e Emanuele, per farci un po'. Ma allora Valentina l'abbiamo già presentato, tu non c'eri quando c'era tuo papà e tua mamma il 31 dicembre, tu mi avevi mandato il tuo curriculum che ho sbagliato tutto, ancora quello, e dove ci avevo letto più o meno, anzi più o meno, avevo letto tutti quanti i titoli che tu avevi conquistato e raggiunto, che sono tantissimi. Magari a te, come chiederò anche a Emanuele, più che a ripresentarli, di raccontarci un po' la tua storia, dall'inizio, da quando sei partita, come hai detto, con la giochi della gioventù, ad arrivare invece ai grattacieli di Mosca, Varsavia, Dubai, New York, tutto quello che c'è stato lì. Va bene, cercherò di essere il più breve possibile, anche perché non sono molto loquace. Avvezza 3 ore di tempo, no. Anche meno, ne basta. Come dicevate prima, sì, nasco grazie ai giochi della gioventù, grazie all'atletica Valle Camonica, che mi ha scoperto, tra virgolette, e mi ha portata poi ad amare la corsa, ad appassionarmi alla corsa. Ho iniziato facendo i cross e poi in un secondo momento mi sono portata sulla corsa in montagna, a me più avvezza perché abitando anche a Temuco, in Alta Valle Camonica, sui sentieri ero più abituata a correre. Ovviamente il percorso si è poi magari a volte interrotto per infortuni, per qualche guaio conseguente all'attività, però ecco, insomma, sono ormai 25 anni abbondanti che corro, quindi la storia è parecchio lunga, diciamola molto breve. Ho iniziato appunto con la corsa in montagna, passando in un secondo momento ai grattacieli, più che altro perché era anche divertente, si andava un po' in giro per il mondo, univo l'utile al dilettevole, e quindi ci siamo portati su un'altra disciplina totalmente diversa, perché ovviamente le scale di emergenza di un grattacielo non possono essere paragonate allo splendore delle montagne in qualunque luogo
ho fatto le varie gare, però ha il fascino, il grattacielo in sé, l'architettura in sé, la città in sé, quindi trovo affascinante anche questo tipo di gare. Molto in breve, non so, parliamo dell'Inter, o della Juve, non diciamo quanti scudetti ha vinto, quattro titoli di campionessa mondiale a squadra di corsa in montagna, 5 titoli di campionessa europea a squadra di corsa in montagna, 4 volte vice campionessa mondiale individuale di corsa in montagna, 3 volte vice campionessa europea individuale di corsa in montagna, 15 titoli italiani tra vertical, corsa in montagna, classica e staffetta, detentrice ancora oggi del record mondiale del chilometro verticale, 1000 metri. Mi correggo perché non lo detengo più. Allora, 1000 metri di ascesa in 37 minuti e 43 secondi fino al 2018. 4 volte vincitrice del Taipei Run Up della Ticino di Taiwan, vincitrice ottobre 2023, quindi andiamo nel presente, dell'Empire State Building Run Up, la gara sul grattacielo più iconico di New York, 86 piani, per arrivare poi sotto gli altri, all'ultimo, se non sbaglio, che è la catena montuosa di Vosges in Francia, giusto a Monoso, 8 km e 820 metri, questo l'ho visto, no, non è l'ultimo? L'ultimo è il grattacielo di Shanghai. È questo, Shanghai, va bene, il secondo grattacielo più alto del mondo, 119 piani, 552 metri di dislivello e 3398 gradini. Poi lì quando andremo nel dettaglio, secondo me non tanto, del grattacielo o della salita, ma ti faccio già la domanda, e capire cosa vuol dire fare una gara del genere, qual è l'impegno, qual è la preparazione. Qual è il momento più critico di questa gara e quando uno dice si sente che è arrivato a un livello così alto di fare questi record? Quello che dicevamo un po' mentre si mangiava. Sì, esatto. Come dicevamo appunto, la preparazione di base è sempre la corsa e corsa in piano principalmente, nonostante la gente pensi che facendo gare, come le faccio io principalmente di sola salita, bisogna sempre allenare la corsa in salita. Non è vero, in realtà io mi alleno sì anche in salita, ma principalmente sul piano. Negli ultimi anni ho dovuto diversificare e ho introdotto nei miei allenamenti l'uso della bici da spinning e il nuoto, perché diciamo crescendo con l'età gli acciacchi fisici sono purtroppo maggiori e quindi devo salvaguardare articolazioni, tendini eccetera, compensando quello che appunto non riesco a fare nella corsa con un'altra disciplina. Devo dire che soprattutto per le gare dei grattacieli la bicicletta è fondamentale, perché io riesco a fare dei ritmi sulla bici che poi ritrovo effettivamente nello sforzo fisico che faccio quando faccio i grattacieli, perché sono magari appunto distanze relativamente brevi, ma lo sforzo è intenso. Dal primo piano, diciamo, l'acido lattico esce dalle orecchie, se si può dire così, anche se è un gergo veramente basso, però lo sforzo è veramente intenso. Quindi ecco, riesco integrando in questo modo a poter sostenere ancora questo tipo di gara. Sicuramente sono anche portata, sono fortunata, però ecco, questo tipo di allenamento mi permette di fare questo tipo di gara. E gli avversari come sono? Allora, non c'è così tanta competitività come nelle gare di corsa in montagna classica, come nelle gare di vertical. Sono sicuramente delle gare di nicchia, anche perché la maggior parte delle volte bisogna spostarsi appunto per trovare dei grattacieli alti o in Oriente oppure in America, per cui visto che più delle volte le spese sono a carico di chi va a fare la gara, non è da tutti. Sono fortunata perché appunto condivido con mio marito questa passione, ci unisce anche la passione per i viaggi, uniamo... Paga lui. Beh, ovviamente paga lui. Lo sponsor. Però ecco, non è una cosa che possono fare tutti, diciamo, quindi c'è meno competitività. Ovviamente quei 4, 5, 10 atleti forti ci sono, quindi bisogna sempre sbrigare. Diciamo che stando seduti sul divano non si vincono le gare. Sì. Primo giro direi che va bene. Adesso allora, puoi passare cortesemente. Allora, Emanuele Manzi, sinceramente ho fatto più fatica ad andare a trovare qualcosa, perché non c'era
non c'eri quella sera, ma non eri oggetto della serata. Stasera invece lo sei, perché se lei è arrivata dove è arrivata, perché sei arrivato anche tu, cioè insomma in una distinzione tra uomo e donna, come dicevi prima, mi sembra di aver capito che c'è una diversità in questo sport fra uomo e donna in tutti i sensi, nei risultati, nel modo di gareggiare, cioè cambia completamente, quindi è un po' diverso, quindi è un parallelo, cioè non c'è qua la famosa parità di genere, non esiste, cioè è difficile. Ecco, ma al di là di quello sono andato a vedere, non li leggo perché se no sbaglio ancora come prima, quindi non voglio fare la figura, però mi sembra di capire che qua partiamo, vediamo se sbaglio un'altra volta, dal 2000, almeno su questo sito che ho visto, dal 2010 in avanti, anzi no, dal 2001 in avanti, i successi sono stati tantissimi, ma tantissimi all'inizio sulla corsa in montagna, esatto, non ho visto male, esatto. E poi passando invece al vertical dopo, per poi arrivare, secondo me, la cosa più bella, questo è il mio parere personale, che la fai oggi, è quella di allenare i ragazzi giovani. Sì, diciamo. Però che racconta tu. Anch'io ho iniziato da giovane con i giochi della gioventù, con le gare scolastiche, ero abbastanza portato per la corsa, quindi mi sono indirizzato verso la disciplina. Inizialmente facevo le gare su pista, i 3000 siepi, e poi verso i 20 anni, facendo già gare di corsa in montagna, mi sono specializzato esclusivamente, diciamo, sulla corsa in montagna. E ora che ormai la mia attività agonistica è praticamente volta al termine, anche se mi piace ancora gareggiare, cercare di tenermi in forma, quello che mi piace è la chiusura un po' del cerchio. Dopo più di 30 anni all'interno del mondo sportivo dell'atletica leggera, dedicarmi all'attività di allenatore e soprattutto verso i ragazzi più giovani. Infatti abbiamo qua Giorgio, con il quale abbiamo condiviso questo progetto di creazione Malonno della prima Mountain Running School in Italia, ossia una scuola, chiamiamola così, che insegni ai ragazzi giovani a praticare la disciplina della corsa in montagna. Penso che sia di notevole importanza nella società d'oggi, sempre più sedentaria. Io faccio sempre un parallelo con quando io ero ragazzo. Quando ho iniziato io a correre, correvo veramente così per divertimento, una o due volte a settimana. Però ripensando adesso a quello che io facevo, facevo una sorta di allenamento involontario e inconsapevole, perché finita la scuola, si pranzava, si usciva. Io vengo dal lago di Como, in un paesino, piccolo paesino sulle sponde dell'alto lago di Como, che va dai 199 metri, che è il livello del lago, fino ai 2107 metri, che è la montagna più alta che abbiamo, che confina con la Svizzera. Quindi noi durante il pomeriggio eravamo fuori tutti i giorni, correvamo, quindi pianura non esisteva nel mio paese, quindi o si saliva o si scendeva. La nostra più grande passione era quella di risalire queste gole di un piccolo torrente che avevamo, quindi ogni tanto salivamo, cadevamo nelle pozze, poi risalivamo, oppure salire sugli alberi, giocare a costruirci le capanne. Quindi era una sorta di allenamento involontario che io facevo e che poi mi trovavo nei momenti in cui andavo a fare le gare di corsa campestre nella Brianza, che mi sembrava, dicevo, oddio che bello, oggi esco dal mio paese, vado chissà dove. E quindi era tutto questo una sorta di volume di allenamento inconsapevole che io facevo, che oggi purtroppo i giovani non fanno più. Purtroppo sono tutti entrati in una sorta di mondo virtuale che li porta ad estraniarsi dal resto della società, della convivialità, come può essere una sera di queste. Quindi credo che sia fondamentale per noi, che abbiamo vissuto di sport una vita, cercare di trasmettere a loro, non dico come eravamo noi, perché purtroppo credo che non si riuscirà più a tornare indietro. Questo lo vedo molto difficile, però se
diversi personaggi, cioè diverse persone, operatori sul territorio, chi propone l'atletica, ma può essere anche il calcio piuttosto che il basket, piuttosto che la pallavolo, e voi come Panathon siete ancora i testimoni del vero sport nel vero senso della parola, come dicevamo prima, non solo il business come può essere diventato adesso il calcio eccetera, cioè lo sport vero che abbia una funzione sociale. Questo purtroppo è una grande sfida che le persone adulte dovrebbero cogliere nei confronti dei giovani. Io ho una bimba di 8 anni, spero, per ora bene o male ci stiamo riuscendo, però quando entrerà e diventerà sempre più grande riuscirà anche lei a essere una mosca bianca e non adeguarsi a tutto quello che la società d'oggi propone, perché anche quello magari qualcuno vuole, vorrebbe, però è sempre più difficile. Quindi secondo me tutti noi insieme, che siamo ancora portatori di questi sani valori dello sport dal punto di vista educativo, penso che sia fondamentale cercare di portare avanti questi valori. Ecco, quindi questo per chiudere, perché a differenza di mia moglie io sono un po' troppo, parlo troppo, chiudo il cerchio della mia carriera sportiva cercando di trasferire alle giovani leve quello che i valori che secondo me sono stati alla base della mia crescita, non solo sportiva. Ho avuto la fortuna di avere dei buoni risultati che quindi mi hanno portato a continuare, ma soprattutto mi hanno formato secondo me come uomo, come persona migliore, ed è questo che può essere fatto anche nei confronti dei ragazzi. La vittoria è un momento più bello, il momento più difficile. Non c'è mai stato un momento in cui avresti voluto dire basta? Io sono stato, la mia fortuna è quella di essere stato sempre testardo e di voler perseguire gli obiettivi che mi prefiggevo. Dico agli atleti che alleno, dico, a prescindere dal vostro risultato, l'importante è dare il meglio di voi stessi. Poi che voi arrivate primi o gli ultimi, quello non è un problema, ma voi dovete cercare di far uscire da voi il meglio di voi stessi, ed è molto più di quello che voi pensiate. Quindi l'autodeterminazione, l'autostima dei nostri ragazzi è un altro elemento che va fatto uscire, perché in questo mondo virtuale, mi ripeto, tutto si appiattisce e perdono la fiducia in loro stessi. Quindi ho avuto la fortuna, forse grazie magari anche ai miei genitori, a chi mi è stato vicino, i miei allenatori, eccetera, di avere questa volontà di cercare di esprimere il meglio, non solo nello sport, ma soprattutto, come dico anche ai ragazzi che alleno, la prima cosa è la scuola. Poi c'è la famiglia ovviamente che va di pari passo con la scuola, e poi c'è l'attività sportiva. Spesso è quasi un alibi dire no, ma mio figlio non riesce perché non ha tempo, perché deve studiare, perché secondo me ritagliarsi il tempo per praticare dello sport, qualunque esso sia, non è possibile. Ok, che oggi si è sempre più impegnati, compiti e non compiti, però volendo questo ritaglio di tempo lo si trova. Quindi penso che anche questo... Il momento più bello della tua carriera? Il più bello, sono ben 35 anni di attività, sono stati talmente tanti. Vabbè, il secondo posto individuale ai campionati mondiali Alta Terme in Italia nel 2001 è stato l'apice della mia carriera, però nonostante quello sia magari il risultato più eclatante, anche domenica scorsa che ho fatto il cross CSI qui a Mazzullo, che è una garetta locale, però comunque essere lì, correre io, vedere la mia bimba che correva, vedere qualche ragazzo del Malonno con noi che correva, ogni domenica, ogni volta che c'è una gara, per me è una gioia. Più brutto, più difficile? Perché quelli ce ne sono stati tanti, però anche quello è un altro elemento che dico ai miei ragazzi: in 35 anni di gara, a parte credo due o tre volte a causa di un infortunio, non mi sono mai ritirato. Quindi anche quello
è un altro elemento, dico, potete avere un momento di difficoltà, potete avere magari un risultato che non soddisfa le vostre aspettative, ma la gara si onora, si giunge al traguardo in qualsiasi posizione si arrivi. Grazie. Grazie a voi. Rispetto ai momenti di difficoltà, sono stata forse un pochino meno fortunata di Emanuele, nel senso che ho avuto parecchi infortuni durante la mia carriera sportiva, quindi ho pensato più volte di abbandonare la corsa. E addirittura negli ultimi anni avevo completamente liberato l'armadio da tutte le cose, quindi competire, percorrere, cartiere, tutto, non c'era più niente che mi ricordasse la corsa. Il problema è che dopo 2 mesi i primi pantaloncini, la prima top, la prima canottiera, alla fine l'armadio si è riempito di nuovo perché non si poteva, non ce l'ho fatta ad abbandonare. Sono anche io molto testarda, molto tenace, quindi sono sempre riuscita a risalire. Io devo toccare il fondo e quando arrivo in fondo poi salgo, però sono abbastanza tosta e quindi ce l'ho fatta a reinventarmi probabilmente e a riuscire a superare questi momenti, diciamo, difficili dal punto di vista fisico, poi ovviamente emotivo, va tutto un po' di pari passo. Per quanto riguarda il momento felice, la gara in assoluto che ricordo con più piacere personale, insomma, 2004 campionati italiani di società, no, mi sa che non l'ho messo, campionati italiani di società a Roma, cross, corsa campestre, quel giorno ho vinto, è stata una cosa inaspettata per me, per quelli che erano con me, insomma, e veramente la ricorderò, perché è stata, la ricordo come talmente facile, come se fosse lì proprio per me. Era tutto il era tutto piatto, perché era un cross leggermente però ecco. Io ero più crossista, io sono nata crossista, quindi sono arrivata alla montagna dopo. Quindi questa era veramente la mia gara in assoluto che ricordo veramente con più soddisfazione. Ovviamente, soprattutto negli ultimi anni, di poter condividere le vittorie, le esperienze sia con mio marito che adesso con mia figlia. Rende ovviamente qualsiasi risultato che arriva adesso dal solo partecipare al vincere è sempre un'esperienza unica. Ricordo male, ma quando tu hai vinto New York, hai fatto quarto. Tu hai fatto quarto, sì. Mi ricordo, c'era qualcosa un nesso, perché non avevo letto, c'è una nuova memoria. Buona memoria. Complimenti. Sì. Grazie, poi torniamo. Ah, era un esperienza meglio così. Infatti non ha sentito niente. Ma non ripeto. No. Allora, vabbè, adesso siamo tranquilli un attimino, passiamo invece ai dirigenti, perché i dirigenti sono fondamentali in questi argomenti. Ne parlavamo prima a tavola e ne parlavamo anche il presidente Mauri, anche in modo abbastanza critico su alcuni atteggiamenti che ci sono oggi nello sport, sia a livello di gestione che a livello proprio generale. Allacciandomi che è una serata dedicata a loro, quindi sicuramente l'importanza di quello che hanno raggiunto loro è l'esempio, secondo me, anche secondo noi, di quello che la Valle Camonica sta dando al settore della tecnologia. Ultimamente mi sembra che siamo molto competitivi e siamo molto presenti, quindi questo argomento mi piacerebbe che il Presidente ne parlasse. Ma partendo dall'altro discorso per poi fare un accenno a questi due meravigliosi ragazzi. Mi alzo in piedi perché respiro meglio. Devo fare un preambolo. Io mi riconosco molto in quello che ha detto Lele delle Manze. Io vengo dallo sport di base, cioè ero un atleta mediocre, ho vinto il titolo regionale perché i più forti non c'erano. Nella marcia, una specialità faticosa, abbandonata, quella che però alle Olimpiadi porta sempre medaglia all'Italia. Poi ho capito che nel mio paese non serviva un atleta scarso, serviva un allenatore, perché non c'erano. E allora a 18 anni ho iniziato ad allenare. E poi ho percorso, a 27 anni ho allenato la nazionale, con le marciatrici azzurre, che sono state la specialità nella quale io ho creduto. In quegli anni in Italia alle donne non era permesso fare la marcia. Veramente in quegli anni, tu eri ancora piccolo come Valentina, forse Giorgio se lo ricorda,
c'erano due specialità nel limbo. Una era la marcia femminile, non ci volevano, e pensate che noi andammo a fare la prima Coppa del Mondo da abusivi. Quattro atlete selezionate prima, le canottiere comprate al mercato con il tricolore cucito da mia madre, due macchine, siamo andati a Francoforte, e non erano alla fine degli anni 70 a fare la Coppa del Mondo. Gli organizzatori ci accettarono con le altre nazionali, anche se non eravamo una nazionale, da lì nacque qualcosa che poi venne riconosciuto. La corsa in montagna in quegli anni aveva un comitato nazionale, litigavano con la federazione, c'era Vittorio Lazzarini, non c'è più purtroppo, c'era Masseriana e altri che lavoravano per far riconoscere la corsa in montagna, che non quasi era, non era gradita, la corsa in montagna che poi negli anni porterà, come la marcia, invece tanti successi, tanti campioni mondiali, squadre, tanti campioni europei e tante altre cose, ma questo poi lo spiegherà meglio Giorgio, che è anche uno dei fautori di questo successo della corsa in montagna. Quindi io ho potuto vivere tante esperienze da uomo della Brianza, ho potuto girare il mondo, ho potuto allenare gli atleti più forti, ho potuto conoscere gli allenatori migliori, ho potuto poi raccontare lo sport sui giornali, in televisione, ho fatto tanti anni anche il telecronista e altro. E quindi cos'è che dovevo fare? O mi fermavo, oppure in tutto questo zainetto di emozioni, di esperienze, lo svuotavo e lo dovevo tramutare in riconoscenza verso quello, chi mi aveva permesso di fare questo, e quindi l'ho tramutato in un meccanismo di restituzione. Io, che sono un visionario, gli americani direbbero un dreamer, un sognatore, assieme ad altri visionari, come lui e altri, 8 anni fa abbiamo vinto le elezioni della FIDA Lombardia e abbiamo cercato di tramutare quei sogni in realtà. Quindi cosa voleva dire? Aiutare i giovani, capire i loro problemi. E da lì sono nati dei progetti che hanno avuto, per esempio, quest'anno siamo riusciti a fare un progetto con l'Università del Politecnico, una delle prime 50 università al mondo, dove i nostri migliori giovani vengono formati a come diventare campioni di domani, con medici, avvocati, giornalisti, allenatori. Hanno aggiunto proprio una formazione che li aiuta nel loro percorso di crescita. E poi cosa abbiamo detto? Sì, per questi ragazzi bisogna anche aiutarli concretamente. E allora è nato un progetto, che si chiama Progetto Talento, che pensate quest'anno è riuscito a dare qualcosa come più di 100.000 euro di borse di studio. Cose che non fa neanche la Federazione Nazionale. Uno dei ragazzi che l'hanno presa quest'anno, si chiama Roberto Rigali, è della Valle Camonica. Per dirvi la stima che abbiamo per Roberto, gli abbiamo dedicato la copertina della nostra rivista. Poi la lascio al Presidente, che copia per voi. Il nostro modo di lavorare è questo, lavorare per i giovani, che sono il nostro futuro, non è una parola vuota, è la verità. E quello che avete visto stasera, io Valentina posso dire che l'ho vista crescere, anche se tu sei di Temù e io sono della Brianza, ma le gare la vedevo con la sua canottierina dell'Atletica Valle Camonica all'inizio, vedevo lui. E li vedevo crescere, come ho visto crescere tanti giovani. Vi assicuro che sono tutti così, belli, dentro e fuori, valoriali, pieni di emozioni, di voglia di fare, anche quando sembrava impossibile, vero Valentina, correre perché hai dolori, questo. Ho sempre trovato una risorsa per andare avanti, per fare. E questa è la bellezza del nostro sport. Cioè io adesso posso dire che guido una federazione di 60.000 tesserati, di 560 società, qua ce ne sono alcune, no? Corri Time, l'altro gruppo di Esine, l'US Malonno, ma c'è la Valle Camonica della dinastia di Cente, Innocente Agostini e tutti gli altri, gli amici anche dell'Inizio Valle, di Rogno, anche se gravitano forse più sulla Bergamasca. Sono tutti così, però persone che si impegnano, che credono molto nei giovani, che ci rimettono di tasca propria, e quindi il nostro impegno quotidiano è in questo modo, creare servizi. Io dico sempre un paradigma, quasi shakespeariano, no?
è la federazione al servizio delle società o le società al servizio della federazione? Adesso è così, sono le società al servizio della federazione, invece deve essere una federazione al servizio delle società, garantendo ai nostri giovani delle opportunità di crescita, di attenzione. E la cosa più bella è stata questa, vedere il progetto Talento diventare un successo, me lo confermava oggi. Ne ho avuto la conferma anche settimana scorsa dall'assessore Magoni, ero un incontro a Comolecco, l'unico sport che ha citato è stata l'atletica. Ha detto, quello che avete fatto è incredibile. L'ha detto anche oggi nella riunione con la politica, con le società, e quindi la conferma che siamo sulla strada giusta. Cos'è, però, tornando a voi, cos'è il bello di questo ambiente? È un ambiente dove fanno la gara e si scannano, ma poi sono tutti amici. Io l'ho verificato, guardate, la maratona di Torino, mi hanno chiamato a fare lo speaker a dicembre, sono andato, Cesare Maestri esordiva in maratona, ma sapete che tutto il mondo della corsa in montagna o quasi tutto era lì a fare il tifo per lui, e così gli altri, quando Xavier fa la mezza a Verona vengono tutti gli altri a vederlo. È un ambiente di persone vere che si riconoscono in quella fatica della corsa in montagna, è un ambiente affascinante, unico, e che spero possa meritare altri successi. Mi fermo perché lo sapete, io purtroppo, voi vedete il microfono, ma è un prolungamento della mano, perché io sono starei per ore a raccontarvi, ma non vi voglio annoiare. Volevo fare un'altra cosa prima che il Presidente giustamente mi tolga. Volevo fare una piccola consegna a Walter Bassi, Una vita di passione e di grande livello nell'atletica. È un libro di poesie sull'atletica. Walter è un altro di quelli che... E poi, ne parlavo prima, no? Adesso, al di là dell'amicizia e della stima reciproca, Giorgio è uno dei fautori del successo della corsa in montagna italiana. Lo sappiamo in pochi, ma è così. Grazie Giorgio. E poi mi ha colpito perché è stato nei nostri confronti accogliente da subito, Presidente, al Presidente Ottavio Bonino, grazie per una bella serata, grazie di quello che farete come patron. No, io resto. Ho solo un'ora e mezza, un'ora e tre quarti di macchina. Scusatemi, poi sono a disposizione per delle domande, ma penso di avervi annoiato abbastanza. Grazie, grazie. Grazie anche a nome di tutti i soci, perché questo non è a me, ma è a Club, quindi per noi è un onore avere il Gagliardetto della vostra federazione, penso che sia una cosa importante che sicuramente terremo come uno stretto e piacevole incontro. Grazie anche del libro e anche del nostro amico qua Rigani, che io mi auguro, non posso anticiparlo perché non ho ancora la certezza, ma io una parola la spenderei che prima o poi una sera qui lo portiamo, io da un'altra parte, ma ce lo portiamo per fare una serata. Ci stiamo provando, il problema è che lui ha tanti impegni e non è facile conciliare i suoi impegni con il nostro calendario, però prima o poi qua in valle ci sarà, quindi adesso è spesso a Roma, quindi diventa difficile. Una mezza parola l'avevamo già presa anche quando a dicembre avevamo fatto i nostri premi paratro, poi abbiamo dovuto un po' rinviare, ma ci stiamo lavorando e mi auguro, a nome di tutti i soci, di poter fare una serata con Roberto Rigani. Scusate questa piccola parentesi, quindi grazie ancora. E adesso passerei la parola a Bianchi Vatte. Giorgio, scusate. Giorgio. Ho mischiato i nomi. No, perché pensavo già alla cosa che volevo dire, che è questa. Bianchi mi ha colpito tantissimo, perché è venuto una sera da noi, non lo conoscevo, e ci siamo cambiati diverse idee, c'erano anche gli altri presidenti, ma poi mi ha fatto una sorpresa che quando me l'ha detta mi ha anche un po' commosso sinceramente, perché in una serata di un paio d'ore come questa, due o tre ore, ha recepito tantissimo quali sono i valori del parto, tant'è che ha fatto addirittura l'organizzazione, la locandina dell'organizzazione della stagione dell'OS Malonno, ha messo addirittura chiedendo, ce l'ho detto di sì e volentieri,
la carta dei valori sportivi del Franco di Valle Camonica. È la prima volta che a me succede, ma penso che succeda anche nel Franco, ed è una cosa importantissima, perché secondo me su questo c'è la base di tutto, un po' il nostro Vangelo, e che l'abbia sposato una società sportiva della Valle Camonica a noi ci riempie di gioia. Quindi meriterebbe un premio solo per questo. Lo ringrazio ancora e gli do la parola. Diciamo che è venuto spontaneo, ho raccolto quei volantini che lasciate sul tavolo il giorno dopo in ufficio, me li sono letti, ho mandato subito un messaggio, non mi ricordo chi sia il segretario, così dicendo ma posso utilizzarli, perché mi è venuto subito nel leggerli, soprattutto quella parte dedicata anche ai genitori, che è anni che volevamo scrivergli qualche cosina, magari se la scriviamo noi mi stabilizzava un po' utilizzando quella degli altri, ma queste sono perfette, quindi l'ho messa sul retro del volantini che abbiamo dato tutti i nostri ragazzi, tutti gli sport che organizziamo, perché come S Mono ovviamente facciamo sì la corsa in montagna, quindi la parte dell'atletica, ma abbiamo anche squadre di basket, pallavolo, biliardino, stasera stanno facendo addirittura calcetto, abbiamo un po' di tutto e di più, e quindi ho detto quelle lì sono le regole dello sport e vanno secondo me comunicate un po' a tutti. Tornando invece sui miei due ragazzi, che poi alla fine altri ragazzi non sono nemmeno loro, perché Rene, Gianni ha fatto una gara, è mio coscritto, è mio coscritto, quindi con lui non abbiamo condiviso solo la parte atletica, ci conosciamo da veramente tantissimi anni, abbiamo iniziato a conoscerci ora sui campi di gara, perché noi organizziamo una gara a mia Madonna da 60 anni, quindi lo conoscevo come atleta, atleta da forestale che veniva... venivano in massa dal forestale a vincere sempre la nostra gara, e abbiamo iniziato un rapporto con lui e con altri due ragazzi, sono De Gasperi e Germanetto, tutti del 1977. Abbiamo iniziato anche a pensare un po' come divulgare il discorso della corsa in montagna, quindi farla conoscere, e da lì era appena nato il sito sdcorsemontagna.it, che è quello che ancora oggi è forse il più in voga di questo settore. Ed è grazie a loro l'hanno iniziato, io mi sono aggregato, ho iniziato a dare una mano e abbiamo iniziato questa avventura da dietro le quinte, perché tutto prima è stato dietro le quinte, loro atleti, io dal punto di vista mettiamo politico, e ci siamo portati a quello che abbiamo un pochettino fatto, qualcosina abbiamo fatto, dai. Non tanto, c'è ancora molto da fare secondo me per la disciplina, perché meriterebbe veramente molto molto di più, però dai, qualcosa è stato fatto e ne siamo abbastanza contenti. Quindi Lele non correva soltanto, ma faceva e fa ancora tutt'oggi tantissimo, perché tanto di quello che vedete su quel sito lì sono le sue manine che inserisce e fa le classifiche, è un appassionato di queste cose, quindi ci marcia alla grande e gli piace anche. Grazie Valentina. Ero il suo primo tifoso, sono il suo primo tifoso, io ho fatto fatica quando mi ha detto che voleva addirittura venire a correre con la casacca del WS Malondo, perché dicevo, cavolo, adesso qui è davvero difficile che divento il suo dirigente, invece io ero proprio il suo tifoso, andava alle gare, sbraitava come un pazzo e piangeva dietro l'angolo quando raccoglieva il risultato. Quando è arrivata è stato fantastico, fantastico, perché poi, come dice lei, ovviamente ha i suoi alti e bassi, quando lei metteva il suo armadio che lo svuotava, quando svuotava l'armadio, io iniziavo con qualche messaggino ogni tanto per dire vabbè dai, cominciamo a metterci sto calzoncino che magari... E quando iniziavo a vedere che metteva le scarpette, boh, ero già pronto a festeggiare la prossima vittoria, perché sapevo che sarebbe arrivata. Con lei, l'US Malonno, l'anno scorso, ha raggiunto un altro risultato che non ha mai raggiunto. L'US Malonno fa corsi in montagna da 1963, è nato per poter far correre alcuni ragazzi di Malonno. Ha fatto anni in cui aveva sì anche qualche buona atleta, ma poi è sempre stato nell'ambito master. Quindi a Valentina gli dico grande grazie per l'ultimo titolo italiano che abbiamo avuto nel Vertica a Cercirento Udine, proprio l'anno scorso, nel 2023, ma gli dico grande grazie perché lei ci ha portato Lele Manzi in Valle Camonica e con lui è nato tutto il progetto Corsi in Montagna del Malonno, quindi il Team Race, quello che noi chiamiamo Team Race, un sistema di ragazzi al quale cerchiamo anche di dare un piccolo contributo economico,
per far sì che possano gareggiare al meglio. Quindi con lui è nato quello, un'idea che è nata da lui, io l'ho sposata subito, ed è nato quello che abbiamo detto prima, questa Monte Running School, della quale ha iniziato lei, ma adesso anche Valentina, anche lei è un coach di quanto, per quanto riguarda i nostri ragazzi. E qui faccio anche un po' di pubblicità: se avete dei ragazzi, siamo in Valle Camonica, cosa volete che faccia? Devono fare corsi in montagna. Il mercoledì sera a Malonno portateceli, che noi cerchiamo di fargli capire cos'è, e li mandiamo sulle montagne a correre. Adesso sono basse le montagne, però l'anno scorso abbiamo fatto il primo vertical giovanile al mondo sul nostro muro finale, del vertical. Abbiamo fatto correre anche i ragazzini piccoli. È stato un po' difficile far capire alle società che dovevano portarci i ragazzi lassù per correre. Quando l'hanno capito, quando hanno fatto la gara, si sono divertiti. Grazie. Grazie Giorgio. Allora, tornato con le stie stasera. No, è stato bellissimo. Allora, adesso volevo dare la parola a te, perché sicuramente hai domande da fare sia a Emanuele che a Valentina. Sì, allora, a me è piaciuto molto ascoltare, come sempre, l'esperienza, no? Che ognuno può donare. Parto da Valentina, te l'ho chiesto un po' prima, la corsa in montagna, la corsa in verticale, i grattacieli, quando tu arrivi al secondo piano di un grattacielo e sai che ce ne sono 84 di quei piani, qual è il segreto per non sentire acido lattico al primo piano? Ce l'hai, no? Hai detto, arrivare fin lassù. Il segreto sta nel non guardare a che piano sei, quindi riuscire a tenere la testa bassa almeno fino a metà, perché se uno che è già insomma al limite della fatica e si accorge che è solo al 17° piano e deve arrivare con l'ultimo grattacielo che ha fatto, che ne aveva 119, lì potrebbe essere un attimo di panico. Quindi il primo segreto è non guardare assolutamente il numero di piano, perché sennò è finito. Potrei dire cercare di dosare le energie, anche se in realtà si corre a cronometro. E quindi come si fa a sapere sto correndo forte o piano? Bisogna dare sensazione, quindi ascoltarsi. Ovviamente sapendo che la gara sarà parecchio lunga, non si forza da subito, altrimenti veramente a metà ci si blocca, e farsi la seconda metà diventa veramente dura. Quindi giocare su queste due. Com'è fare l'attività in famiglia? Allora, sicuramente mio marito è un grande sostegno, anche perché riesco a fare tante cose che faccio, se non la maggior parte, perché ho una mano da parte sua, ho una mano da parte dei miei genitori che mi aiutano, avendo anche una bambina piccola. Riesco a poter fare tutte queste cose perché ho le spalle coperte, diciamo. Però di noi non c'è mai stata competizione, quello devo dire assolutamente no. Ho provato per un certo periodo ad allenarmi, ma è durato forse nemmeno un paio di settimane, è impossibile. È incompatibile. No, è impossibile. Non si può. No. Poi ripeto, io sono abbastanza testarda e voglio sempre dire la mia, e quindi. Come fa una mamma a trasmettere le proprie passioni alla figlia? Come fa? Ci vede, perché ovviamente respira quest'aria larga sempre. Certo. Quindi così. Forse nel nostro caso dovrebbe essere più un tirare indietro, nel senso che è già troppo competitiva per la sua età, e quindi bisognerebbe cercare di frenarlo un attimino. Invece magari di è appassionata, però ecco, magari tirare indietro un pochettino, perché come dicevamo prima bisogna insegnare ai genitori a insegnare come si fa sport ai figli senza essere appunto pressanti, senza pretendere, ma i bambini si devono divertire, ecco. La bimba deve raggiungere i risultati della mamma, ne ha di strada, ma spero sinceramente non che faccia altro, per carità, però ecco, segua veramente la sua passione, non perché vede quello che abbiamo fatto noi, ma sia veramente il suo. C'è una donna che ha raggiunto il risultato, ha raggiunto il tetto del mondo, credo che abbia ottenuto uno dei più grandi risultati, Olimpiadi a parte. Ma forse in montagna non è molto. Però lì purtroppo non ci siamo. E quante ore al giorno Valentina deve allenarsi in
considerato poi che, come dicevi prima, gli infortuni poi hanno rallentato l'attività, rientri in questi giorni, esatto, da un altro, da un intervento. Quindi. Allora, devo dividere la mia vita in due fasi. Quando ero giovane stavo comunque bene, non avevo l'impegno della famiglia, della figlia, mi allenavo 2 volte al giorno, quasi tutti i giorni, diciamo 5 volte a settimana riuscivo a doppiare, facendo quasi semplicemente la corsa. Non parlo numero di ore, ma diciamo, per noi ci riferiamo a livello di chilometri, quindi riuscivo al massimo, per le mie caratteristiche, a macinare un 110 km a settimana. Adesso, se riesco ad arrivare a 40 km a settimana, veramente oro colato, come si dice, però per esempio mi alleno tantissimo sulla bici da spinning, anche questa mattina, no, ieri mattina sono rimasta quasi 3 ore a pedalare facendo le ripetute sulla bici, quindi comunque tempo ne investo. E quando ero bambina a scuola riesco anche a fare qualcosa al pomeriggio, quindi 5 ore? Sì, io arrivo alle 5 ore, ovviamente non è la corsa, perché forse non c'è più, però la quantità di impegno si è comunque sempre notevole. Ora niente, dopo l'infortunio, hai detto che ricomincerai a breve la preparazione. Quali sono gli obiettivi 2024 di Valentina? Diciamo, quello più importante nell'immediato sono i campionati, non so se si possono chiamare mondiali, ma chiamiamoli così, di corsa appunto sui grattacieli, che si svolgerà a Taipei il 4 di maggio, e quindi saremo impegnati lì con 2 manche su questo grattacielo che è di 101 piani. La seconda marcia però si fa solo la metà, quindi solo la prima intero, la seconda la metà, quindi diciamo che quello sarebbe l'obiettivo per questa parte di stagione. Ci sono poi delle gare che mi piacerebbe fare, mi piacerebbe essere pronta, come il Vertica di Malonno, che quello è assolutamente obbligatorio, non si può mancare. Ci saranno una serie di gare, penso, sia sui grattacieli che a livello di verticale, non ancora magari stabiliti, se non, ecco, il primissimo è il 17 di marzo, se il medico mi dà l'ok, spero di poterlo fare. Quindi è vero che ricominci, ma è vero che sei anche già pronto. Dalla settimana successiva all'intervento io non ho mai smesso di allenarmi sulla bici, in realtà ho riposato solo 1 settimana effettivamente, però mi sono allenata, quindi diciamo, muscolarmente ci sono, mi manca magari un po'... È chiaro sempre che i risultati non vengono da nulla, quindi complimenti per il continuo fare. Lele, dicevi prima insieme a Giorgio che avete creato questa scuola per i bimbi. Tante volte in alcuni sport si dice che i genitori forse è meglio se stanno fuori dal campo piuttosto che fuori. Che importanza hanno invece i genitori con i bambini che iniziano un'attività come quella delle corse in montagna? Ma sicuramente i genitori, come in tutti l'ambito della fase adolescenziale ma anche preadolescenziale, sono fondamentali. Riuscire a spronarli, a dargli la fiducia per praticare una disciplina sportiva è molto importante, soprattutto in una disciplina sportiva, come dicevo prima, faticosa come la nostra. Una disciplina sportiva individuale, quindi tutto quello che fai deriva da quello che investi, cioè è una scuola di vita, io dico sempre la corsa in montagna, cioè tantissimo sacrificio per ottenere poi un qualcosa, quindi ti forgia nel carattere anche dal punto di vista scolastico, cioè io ripeto ai ragazzi, faccio sempre il mio esempio, riuscendo cosa dicevano i latini? Mens sano e qualcosa sano, quindi un fisico allenato riuscirà a sopportare meglio anche i carichi scolastici. Io fortunatamente anche a livello scolastico sono sempre riuscito a giostrarmi bene, ma perché? Perché comunque la mia mente era allenata secondo me per supportare determinati sforzi nell'attività sportiva in una disciplina molto impegnativa, quindi studiare quell'ora non era una gran fatica, quindi sì, secondo me riuscivo ad apprendere meglio, ma non perché io fossi un genio o perché io sono un genio, ma perché un fisico allenato riesce a rendere meglio anche dal punto di vista scolastico. Quindi è questo che cerchiamo anche di far capire ai genitori e speriamo che i genitori riescano a trasmetterlo ai figli. Come dicevamo prima, l'importanza anche dell'educare i genitori al giorno d'oggi è fondamentale, perché ci lamentiamo spesso
di come stiano crescendo questa nuova generazione, eccetera, però da chi traggono gli insegnamenti? Quindi anch'io mi metto in gioco come genitore e dico, cerco di trasmettere dei valori positivi, e quindi è quello che lo sport può fare, e allo stesso modo il genitore educato a portare un figlio a fare sport penso che lo possa fare. Viviamo nel mondo dei social, no? Che piaccia o no, quelli, mi è capitato, parlo di 4, prima del Covid, di postare pubblicare un post dove avevo trovato questo scritto di un allenatore che chiedeva ai genitori dei propri bimbi di non punire un brutto risultato a scuola come punizione, togliergli il momento dell'allenamento piuttosto che il momento dello sport, ma invece aiutarli a capire che anche quello era un momento di impegno, no? Nella vita. E quindi devo aver avuto 7-8 milioni di visualizzazioni. Cosa ne pensi? No, appunto è quello che dicevamo prima, cioè l'attività sportiva, togliere l'attività sportiva, no, togliere eventualmente il telefono, cioè se proprio ormai la punizione più grande per un giovane d'oggi è quello di staccarlo da questo mondo virtuale. Siamo tutti d'accordo che è quasi impossibile riuscirci, ok, però cerchiamo di limitarlo, quindi l'attività sportiva, punirlo togliendo l'attività sportiva è controproducente, perché è il modo che può essere una valvola di sfogo, un motivo di veramente socializzazione, come dicevo prima, la corsa in montagna o l'atletica leggera è uno sport individuale, ma la socialità che creano i ragazzi durante l'allenamento, nelle fasi iniziali, eccetera, è paragonabile a quella di uno sport di squadra come possa essere il calcio piuttosto che la pallavolo, con il vantaggio comunque che poi c'è anche una componente individuale. Giorgio, io credo che tu abbia una grande fortuna avere un esempio di atleti, ma soprattutto di persone, di uomini con la U maiuscola e di donne con la D maiuscola, come sono Valentina e Lele, a disposizione nella tua società, no? Con gente come loro, con atleti, con persone come loro, qual è il sogno da dirigente che hai verso i giovani che iniziano ad avvicinarsi allo sport tramite la tua società? Il sogno, soprattutto parlando di questa disciplina, è quella di vedere un malonese, se pronunciate come malonese, un camuno, vincere in fretta trail o in pista vertica. Quello è il sogno che ci siamo messi un attimino in testa. Abbiamo iniziato questa Monte Running School, portiamo i ragazzi quando facciamo le nostre gare, sia sul muro del vertica che la domenica in piazza, a vedere il fretta trail, e quando vediamo l'entusiasmo di questi ragazzi agli arrivi o alle premiazioni, quella è davvero un'emozione grande per noi. Vederli poi venire anche al campo ad allenarsi, ancora meglio. Ovvio è che è un progettone, un sogno veramente che irrealizzabile, però ce l'abbiamo nel cassetto. Adesso vediamo, facciamo crescere un po' questi ragazzi. Ne parlavamo anche stasera, ci siamo trovati per venire qui a fare una riunione di programma, e vogliamo un attimino allargare, cercare di trovare ancora più ragazzi, perché il nostro modus operandi di oggi è quello di non stressarli assolutamente fino all'età, ci dicevamo prima, terza media, prima superiore. Dal nostro punto di vista si devono solo divertire, se vogliono venire alla gara bene, se non vogliono venire possono fare a meno. Questo è il nostro live modi di questo momento. Poi diciamo sempre, da lì in poi invece avremo piacere che il ragazzo, se vuole fare questa disciplina, testa bassa, si mette nelle mani del mio vicino qui, e allora secondo me si può arrivare, sì. Beh, io credo che, Presidente, la Valle Camonica, con Giorgio, con tutti gli amici che operano in questo modo, e poi soprattutto con atleti che danno questo esempio, sia messa bene, quindi l'augurio è di continuare così e di ottenere ancora numerosi successi. E poi voglio ringraziare la persona che c'è qua al mio fianco, perché come diceva lui è l'ottavo anno questo,
8 anni fa abbiamo iniziato questa avventura in FIDA Lombardia e in una delle prime riunioni che abbiamo fatto, vabbè, la pista è all'ordine del giorno per chi fa atletica, ma il presidente ha sempre detto a tutti: ragazzi, mi raccomando, c'è il mondo della marcia e il mondo della corsa in montagna che devono essere valorizzati per quello che realmente sono, perché sono spesso dimenticati. E vi assicuro che la Lombardia, grazie a Gianni Mauri, ha sempre valorizzato queste due situazioni e ancora oggi le testimonianze del trofeo Frigerio, che è ripartito dopo anni di sonno, e poi la corsa in montagna che continua ad avere i suoi risultati. Quindi grazie Presidente per quanto ha fatto. E sappiamo che non è finito il lavoro, ma ci sarà ancora parecchio da fare. Una domanda sola, Gianni. Oggi siamo arrivati fin qui lavorando in questi 8 anni. Da domani? Io penso che chi fa queste cose debba avere uno spirito di servizio. E quindi io continuerò anche da volontario a fare quello che potrò per questi ragazzi, perché credo che sia fondamentale. Noi chiamiamo i capelli bianchi chi li ha, anche chi non li ha, beati voi. I giovani devono essere al centro del nostro progetto, lo dico ai politici quando li incontro, lo dico ai dirigenti di società, i giovani. Questo è il mio obiettivo quotidiano sul quale lavoro ogni giorno, senza presunzione, con semplicità, con ascolto, ascoltando, perché ascoltando si impara molto. Quindi con Roberto, con altri, stiamo anche cercando di dare una dignità anche nazionale a questo, cioè nel senso che vorremmo che i progetti fatti in Lombardia riportarli anche in un ambito nazionale. Ci lavoreremo e sono sicuro che probabilmente ce la faremo anche. Sì? Mi sono dimenticato di una cosa: non prendete impegni per metà estate, vero? Spostate le vacanze, perché ai primi di agosto, 3-4 agosto, c'è la gara internazionale di Maono. Vi assicuro che è da vivere, non solo per mangiare una salamella insieme e bere una birra, ma per vivere l'entusiasmo dei volontari, di chi organizza, degli atleti, è veramente bello. E invece verso l'autunno, giusto, bisogna andare a Breno e lì intorno, perché c'è la mezza, vero Walter? E anche questa è una bella festa della corsa in Valle Camonica. Sono due momenti aggreganti che secondo me è importante vivere. E poi abbiamo delle nuove maratonette, Walter, poi le racconteremo anche. Bene, visto l'orario, io chiamerei un po' alla chiusura di questa serata. Ne approfitto per due cose, non so se sarà possibile. A Malondo, quando facciamo il 4 agosto, il mio segretario, andiamo su io, lui, portiamo sullo striscio del parco e lo vediamo. Bianchi, testa, premio d'oro. Scusa, Bassi. Anche la Juventus 097 sicuramente. Ecco, allora tu sai già che per il vostro striscione. Quindi abbiamo già due striscioni del parco che forse riescono a capire qualche uno che cosa fa il parco. Allora, chiudiamo la serata. Prima voglio fare la consegna ufficiale a Valentina Belotti del suo premio Panathon 2023 alla carriera sportiva. Ci vediamo in avanti. No, però andiamo solo una volta là. Quindi devo fermare qua. Questo è difficile che lo vediamo. No, diciamo qua. Sì, sì. Spostiamo la bottiglia proprio. Anche qui. Voilà. Quindi grazie ancora. Si sente che si sente. Ecco, va bene. E vorrei anch'io consegnare al presidente Mauro il nostro detto. Grazie. E
questo libro che per noi è importante, perché a parte che la fa un nostro socio che è bravissimo, che è Ausilio Prioni, che è sicuramente il promotore e l'uomo importante della Valle Camonica per quanto riguarda le incisioni rupestri. Segni come parole, perché tu sai che incisioni sono fatte di segni, ti posso dire che questo è proprio un libro aperto. Tu lo leggi e capisci veramente cosa sono per noi le incisioni, ma cosa sono a livello mondiale e che cosa ci tramandano, anche qui dei valori e anche tante altre cose. Mi sono permesso anche qua di scriverti due parole anch'io, quindi te lo consegno volentieri. Grazie. Emanuele, vieni qua vicino a me. Anche a voi, diciamo, siete una famiglia, mi metto qua in mezzo, vi consegno il nostro Gagliardetto. Invece a voi come libro ho scelto un libro di Voranzetti. Voranzetti questo è un personaggio a livello nazionale minimo, penso, perché ha dato tanto a Bresciano, ha dato tantissimo allo sport bresciano, all'atletica e non solo, è stato docente all'Università di Brescia. Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo come ospite, un personaggio sicuramente importante. Ha vinto e ha scritto Sport Bresciano del XX secolo, dove ci sono, potete far passare tutti gli sport, tantissimi campioni bresciani. Io mi auguro che nel prossimo ci sia l'Enzo anche la presenza, insomma, ve lo do con piacere e anche abbastanza pesante. Grazie a voi. Poi vi lascio andare, vediamo dove siamo arrivati. Va bene, niente, le nostre comunicazioni che facciamo la sera, prima di lasciarci, ringrazio ancora tutti i presenti, è stato veramente un piacere, soprattutto vedere le facce nuove. Io le facce nuove faccio un po' di promozione, se qualcuno di voi interessa diventare socio del Partro e passare tante serate così e non solo, noi siamo qua, basta chiamarsi, basta guardare quello che facciamo e noi vi accettiamo molto volentieri come nostri soci in prospettiva e futuro. Serate prossime, a marzo faremo una serata che riguarda lo sport invernale sportivo, non dobbiamo ancora ben definire quale sarà circa verso il 20 di marzo. Ad aprile faremo una serata molto importante perché riguarda l'argomento degli abusi nell'ambito dello sport e non solo, quindi avremo dei personaggi importanti che verranno a parlarci di questo. Coinvolgeremo anche la ASPP della Valle Camonica, che parteciperà con uno psicologo, un sociologo, quindi sarà sicuramente una serata importante. A maggio, vediamo già a maggio, avremo il piacere di avere con noi Edoardo Ceriani, che è un giornalista sportivo professionista di Como, presidente del Parco di Como, che ci parlerà del tema dalle grandi firme all'era internet e social, l'evoluzione del giornalismo sportivo. Quindi sono tutti a conoscere. Bravissimo, bravissimo personale. Quindi abbiamo già i programmi futuri. Vi ringrazio ancora, ringrazio i graditissimi ospiti, Emanuela al nostro presidente, saluto tutti e vi auguro un buon rientro e una buona serata.